La comunità islamica in Gran Bretagna ha già cominciato a presentare il conto. Alle elezioni locali della scorsa settimana è successo senza precedenti di candidati islamici. E ora l'ultimatum al partito laburista, scontato vincitore delle prossime elezioni politiche. O abbracciate le nostre richieste o non avrete i nostri 4 milioni di voti. Le richieste vanno dalle scelte anti-israeliane in politica estera a rivendicazioni interne come il diritto alla preghiera islamica a scuola o l'obbligo di investire almeno il 7% dei fondi pensionistici in istituti islamici. Sulla bussola poi trovate tutti i dettagli. Messaggio da prendere molto sul serio. Anzitutto perché 4 milioni di musulmani rappresentano poco meno del 10% degli aventi diritto, ma oltre il 15% di quanti votano effettivamente. E soprattutto perché diventa chiaro che quando la presenza islamica raggiunge una forza adeguata, inizia a dettare le sue condizioni, con buona pace di chi crede all'integrazione.